sono Ember the Gamer e oggi siamo finalmente tornati con Ginetta su Ark Extinction. Prima di cominciare di fare qualsiasi altra cosa, vorrei salutare tantissimo e mandare un enorme abbraccio a Luis del Prito. Un super abbraccio, un salutone! Allora, noi alla fine, come avevamo già detto, siamo praticamente rimasti nella zona dove ci siamo salutati e abbiamo iniziato a costruirci una casetta. E mi accorgo ora che qui c'è un armadio che spunta. Dannazione a me che ho cambiato qualche impostazione per cui la roba si può compenetrare con l'altra. Vabbè, è un po' antiestetico, però non lo so. Potrebbe anche essere carino, chissà. Non so, dà quel tocco grezzo in più alla casa che è grezza, che più grezza non si può. Allora, non so qual è l'ultima cosa che ho detto perché nel frattempo mi ha chiamato un amico. Abbiamo fatto un'ora e mezza di conversazione, quindi mi sono un pochino persa. Quindi niente, riniziamo da capo. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno mondo di Extinction. Il mondo corrotto, che bello. Non sapete quanto sono felice, io ma anche Ginetta ovviamente, di essere finalmente all'aria aperta. Oh, che bello. Allora, diciamo, abbiamo iniziato a costruirci questo rudere, questa casettina un po' sgamba. Però, bene o male, ci siamo riusciti a fare tutto quello che ci serviva. Un solo letto, perché prendere le pelli qua è un casino. Ma per la zona che ci siamo scelte, più che altro, perché non ci sono tante creature qua vicino. Bisogna andare un po' lontano per trovarne. E di solito sono brutte e cattive e vogliono mangiarci. E la casetta non è finita, però non avevo più voglia di raccogliere, cacciare, costruire. Adesso volevo andare a prendere un po' di bestioline. La nostra Ginetta è vestita per ora in pelle. Abbiamo raccolto un po' di chitina, ma non abbastanza per... forse ce n'è abbastanza per farci anche l'armatura in chitina, ma ripeto, non ho tanta voglia di continuare a raccogliere cose e per fare cose. E quindi direi che possiamo iniziare ad andare a caccia quantomeno di un optero. Io vorrei almeno un optero per poter svolazzare un po' nei dintorni e poi andare a prendere creature più interessanti. Inoltre la vista dalle finestre della casetta, come potete notare, non è niente male. E ci siamo fatti qua un rampino strategico perché da questa strada, andando in là, si trovano almeno un po' di bestioline. Invece per di là c'è il nulla assoluto, il nulla totale. Quindi niente, pronti partenza via e vediamo di non farci uccidere subito. Qua sotto, se non sbaglio, c'erano un po' di ptero e anche un bel po' di tapejara. Ragazzi, Extinction è il paradiso dei tapejara. Cioè, siamo passati dall'essere un animale raro, perché alla fine non è che si vedesse tanto spesso, a essere ovunque. Cioè, veramente, lo trovo ovunque. Vabbè, mentre percorriamo questi mille chilometri, ne approfittiamo un po' per chiacchierare, perché vi volevo ringraziare innanzitutto per come avete accolto la nuova serie di Extinction. Vedo che è piaciuta a molti, siete stati molto gentili, mi avete dato un sacco di suggerimenti, ma veramente tanti, ragazzi. Vi chiedo scusa se non li seguirò subito, perché alcune cose me le dimentico, ad alcune cose magari non faccio caso, però ho fatto un po' delle cose che mi avete suggerito, tipo provare a prendere a picconate i lampioni. Ci abbiamo provato e in effetti sì, succede la magia. Abbiamo un bel po' di rottami, cristalli, polveri, cioè abbiamo un bel po' di cose interessanti. Ho scrutato spesso il cielo quando sentivo quel boato strano e ho visto effettivamente il fumo nel cielo di roba che cadeva. Non sono potuta andare a controllare la capsula che mi avete detto che dovrebbe essere caduta dal cielo, però non appena avremo l'optero io confido nel fatto che potremmo anche andare a vedere un pochino cosa sono queste cosine. Mi avete spiegato un po' sulle bestie, mi avete spiegato tutto. Siete stati fantastici, gentilissimi come sempre, quindi grazie di cuore davvero. Sempre per chiacchierare un pochino, devo dire, parlando delle varie mappe di Ark, che Extinction mi sta piacendo. Cioè, ce la siamo girata non tantissimo, perché comunque siamo a piedi, però un po' per raccogliere materiale abbiamo girato io e Ginetta. E non pensavo che mi piacesse troppo, e invece mi piace tanto. Cioè, questo post apocalittico con tutte queste costruzioni, non lo so, mi sa molto di apocalisse zombie e la cosa mi piace assai. Mi piace molto, cioè chi mi conosce da molto tempo lo sapete, io sono una super mega fan degli zombie e delle situazioni apocalittiche. Perché sì, abbiamo tutti i nostri guilty pleasure e abbiamo tutti i nostri problemi e fisme mentali, e questa è la mia. A me piacciono le cose apocalittiche. E quindi Extinction mi piace molto. A parte Ginetta che si sta disidratando ogni 3 secondi, mamma mia. Ah, lì ci sono Dilo, ok. No, aspetta. No, sbagliato tutto dalla vita, Ginetta. Allora, vediamo di farli fuori alla vecchia maniera con la balestra, con l'arco e frecce.
preso, sì l'ho preso, sì l'ho preso, ma mi corrono incontro tutti e due, maledetti. Ok, uno fatto fuori. Non vedo l'ora di avere il fucile, ma dirò. Essere tornati a questo stadio un pochino primordiale. Che bellino che era questo dilo. Rosso e verde, ma che carino. E dicevo, essere tornati a questo stadio un po' primordiale non mi dispiace. Sono arrivata su Extinction con l'idea del... ma sì, vabbè, dai, la facciamo, ma tanto non mi piacerà. Cioè, un po' prevenuta. E invece no, mi piace tanto. Mi devo ricredere molto. E no, però stiamo andando da una parte sbagliata. Io non volevo andare per di qua, no. Allora, senza finirci di sotto, fatemi un po' vedere... cos'è quella roba lì? Cioè, cos'è? Ah, ci sono... non è vero che ci sono i megalosauri. Ho beccato un sacco di megalosauri, ragazzi. Qua ce n'è tre incastrati. Sono megalosauri, vero? Aspetta che ci siamo fatti anche il binocolo. Sì, sono tre... Quattro megalosauri tutti incastrati tra loro, con uno che sta correndo all'impazzata. Bellissimo. E c'è anche un rospino. Rospino, tu sei un pochino fuori luogo, mi sa, qua. I megalosauri sono incastrati male. Ma potrei anche provare... no, per il megalosauro mi sa che non siamo preparati. Inoltre qua mi avete detto voi che è praticamente sempre giorno. Cosa che non ci dispiace. È una cosa che a me a Ginetta non dispiace. Ginetta, però hai rotto l'anima, eh. Cioè, c'ha sempre sete sta ragazza, sempre sete. No, io dovevo andare giù di là. Ecco, vedi che mi sono sbagliata, c'è una stradina là sotto. Chiacchierando. Abbiamo sbagliato strada, ottimo. Ovviamente portate pazienza perché penso che ci moriremo quelle 2-3.000 volte, come è giusto che sia sulle nuove mappe. Cioè, sulle nuove mappe, sulle mappe dove si inizia in questo stadio, senza nessuna creatura ad aiutarci. Qui cosa abbiamo? Uno stego bellissimo. Ah, questa dovrebbe essere una zona abbastanza tranquilla. Se non ricordo male c'erano molti erbivori. Sì, molto bene. E c'è anche molta acqua, cosa che a noi va benissimo. Perché, ripeto, Ginetta poverina proprio non ce la può fare. Ah, però qua vedo... allora, qui c'è un triceratopo molto ferito. Quindi qualcosa l'ha attaccato. Forse aspetta, dove erano? Su di qua. È molto labirintica sta zona. È veramente un labirinto. Infatti è stato un casino orientarsi. Aspetta, c'è roba. Mi avete detto che i robot non mi attaccano. No, in teoria questi non dovrebbero effettivamente attaccarmi. E è stato veramente complicato riuscire ad orientarsi. Però piano piano ce la stiamo facendo. Allora, qui abbiamo un ottero di livello 8, no schifo. E là c'è un tapejara, però vabbè, è lontanissimo. Però è bellissimo, è verde viola, i miei colori, verde viola. Ed è un 43, quasi. Cosa? Ciao. Sì, però non mi arrivare così all'improvviso alle spalle che mi viene l'infarto. Ah, io però avevo trovato un posto che era pieno di ptero e di tapejara, dannazione. Mi sono già dimenticata dove. Dove l'abbiamo visto questo posto meraviglioso. Dai, ma guarda che figo, ci sono tutte le costruzioni. Oh mio Dio, è bellissimo. È tutto bellissimo. Ah, lì c'è un altro ptero, fammi vedere. Ma è sempre livello 8? Ma perché siamo sempre livello 8, ragazzuoli? Ma sarà quello di prima? Può essere, magari siamo solo saliti a pieno di sopra. Cioè, guarda! Guarda qui, poi è troppo bello perché c'è ancora un po' tipo di elettricità, cioè qualcosa di ancora funzionante. Ogni tanto le cose si illuminano. No, vabbè, vedete, Ginetta se la fa sotto dall'emozione, pensa un po'. E poi sti pavimentazioni in vetro sono fighissime. Non sapete quante volte le ho scambiate per pozze d'acqua e invece no, mi sono malamente illusa. Guarda, un altro tappi. E là ce n'è un sacco di altri. Forse ho trovato il punto che ho visto l'altro giorno mentre esploravamo la zona. Aspetta. Ok, un 17, no? Sì, forse è qua vicino il punto che dicevo prima. Quello dove avevo visto un botto di ptero, un botto di tapi. Tapi, tapejara, vabbè. Tapi per gli amici. 96! Cribbio cacchio, il 96 mi fa molta gola. Se solo atterrasse qui. Toh, Ginetta, è l'ultima scorta d'acqua che abbiamo. Poi qua non mi ricordo se c'erano fonti d'acqua. Eccolo, sì, è qui. È qui il paradiso del tapejara. Allora, un 21, peccato perché è molto bello. Sì, qui abbiamo un piccolo problema di spawn con le creature, con i volatili, mi sa. Un 8, no.
4, ma ragazzi, ma perché siamo di livello così schifo, scusate? 13, un 17, ma... tu 96 non è che mi atterri qua, vero? Cacchierola, fammi vedere se intanto vedo un po' d'acqua qua in zona. Ah, molto sotto, sì, ce n'è acqua, però è qua giù, dannazione. Mi dovevo fare il cacchio di paracadute. Ciao, robottino. Dai, tappi 96, scendi. Questi sono tutti di livello molto basso, Cribbio. Ma perché? Un Ptero 87, ok. Un Ptero 87 potrebbe anche andarmi bene. Aspetta. Aspetta, Lillo, aspetta, 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 aspetta. Ok. Ciao. Ok, perfetto. Tutto molto bene. Ottimo, ottimo. Me le fai riprendere le pola? Perfetto, perfetto. Mi piace questa cosa. Se scendesse anche il tapi 96, ma quasi quasi mi oppio pure. Carnina ne abbiamo? Sì, un pochino. Toh, tieni, papà, cicci. Non so se basta la carne, ma penso di sì. Sarà il caso di provare ad ammazzare qualche altra bestia? Vai, fuggite, stupidotteri, fuggite! No, cos'è? Cos'è? No, un altro microraptor, ok. Microraptor, togliti dall'anima. Ah no, no, ma non è un microraptor. È un archeotterige. Ah! Ah, scusami, ti ho scambiato per un'altra bestia, porta pazienza. Mi sa che devo scendere, niente, dobbiamo buttarci in qualche modo giù di sotto e poi cercare di risalire. Niente, ci siamo svenuti, perfetto, ottimo, tutto molto molto bene. Il problema di idratazione di Ginetta continua anche qua su Extinction. Pensavo fosse un problema solo su Aberration. Invece no, dobbiamo riuscire a farci quanto prima delle borracce decenti per portarci un'ingente quantità d'acqua appresso ogni volta che ci muoviamo. Ciao, ti sei ripresa? Se noi ci buttiamo giù di qua ci moriamo tantissimo. Però ma ti ci vuole ancora tanto, ti ci vuole molto tanto. Ok, aspetta che gli diamo un po' di narco. E devo cercare in qualche modo di arrivare di sotto il più rapidamente possibile. E soprattutto devo riuscire poi a tornare qua. Potrò passare da quest'albero? Proviamo. No, niente, quell'albero alla fine finiva con le radici laggiù. Quindi, niente, io mi sa che provo a buttarmi di qua e spero di cadere in acqua. Speriamo di non sfracellarci malissimo. Quella è acqua, vero? Ah, ah, ok, troppo tardi, ormai siamo caduti. Ormai siamo caduti, ho preso male le misure. Ti prego, non morire, non morire, non morire. Ok, dai, non è andata male. Ora sarà molto divertente riuscire a tornare di sopra. E quanti salmoni? E la Peppa quanti salmoni? Ok, finché sono salmoni non è un problema. Ah, li vedo. No, 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 no. Ho visto una cosa brutta. No, non un sarco, ma quell'altro. Ah, c'è anche un sarco, però. C'è anche un sarco. No, 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 no. Ah, sarà divertente riuscire a tornare là sopra. Dannazione. Non vedo l'ora di avere l'optero. Ci muoveremo molto più rapidamente e facilmente. Tirami fuori l'arma, Ginetta. Che per carità, non è che... Cioè, anche qua ci vuole uccidere un sacco di gente, però molta meno che su Aberration, vi dirò. Cioè, quantomeno camminando in queste zone dove ci sono tutte le costruzioni, sì, un po' di bestie brutte, ma la maggior parte delle bestie brutte sono tutte là sotto. Porca puzzolina, dove Cribbio era il mio ptero adesso? Mamma mia, il casino è... Ripeto, è... Ah, aspetta, aspetta, qua dietro? Oddio, aspetta, no. Non capisco. Sì, no, non lo so. Sì, 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 forse era qui, forse era qui. Mamma mia, ripeto, è super labirintica sta zona. Oh, no, 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 no. Lascia stare il mio ptero. Tizio. Ah, pensavo si volesse pappare il mio ptero. Cicci, dimmi che non ti stai svegliando. No, dai. Toh, tieni ancora un po' di carnina. Ah, qui è bellissimo perché ogni tanto incontriamo delle parti in metallo e quindi quando cammini si sente tutto toc 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 toc. Lo so che è troppo stupida come cosa, ma a me piace moltissimo. Un metallo, vai, metallo.
sì, per carità, i lampioni ce ne hanno dato un po'. Speravo me ne dessero di più. Io speravo me ne dessero di più. Cristalli no, siamo a posto che ne abbiamo beccati un sacco. Speravo mi dessero... Ah no, questo è un pezzo di coso di prima. Ci danno poco metallo, però vabbè, cioè, ci si accontenta, ci si accontenta. Cioè, non credevo, ma non mi dispiace per niente ricominciare quasi da zero. Cioè, lo so che Ginetta ha già i suoi livelli, la sua experience. Però, perché non potevo partire proprio da 0-0, altrimenti dovevamo partire ad addomesticare i dodo. Però non mi dispiace essere ripartita così, a piedi, senza armi. Anche il fatto di morirci quelle 3-4.000 volte fa parte del gioco. No, apprezzo molto l'aver iniziato su Extinction. Grazie a chi me l'ha consigliato e scusate se ero scettica. Chiedo umilmente scusa. Che figo, non vedo l'ora di averne uno così. Devo andare a controllare cos'è che serviva per costruirlo. Che non me lo ricordo più. Sinceramente siamo stati... Non mi calpestare l'optero però. E sinceramente siamo stati un pochino impegnati a raccogliere materiali, a sopravvivere. Poi all'inizio veramente ci ammazzava tutto. Tutto, ovviamente. Ragni in particolare. Ecco, ragni ce n'è. Qua sopra ragni ogni tanto ce n'è. E di solito sono in cricca. Ah, nel frattempo ne approfitto per ringraziarvi anche per aver risposto a un sacco di domande che ho fatto durante il primo episodio su Extinction. Tipo, vorrei addomesticare le creature corrotte, si potrà mai fare? No, non si può fare, dannazione. Cioè, almeno si può fare ma con una mod. Almeno così mi avete detto. E non mi va di installare altre mod. Cioè, in realtà non posso al momento perché sono ancora senza connessione internet e sono molto triste. Infatti non c'è eventi pasquali, niente. Non so se su Extinction... Penso di sì, ci saranno anche su Extinction gli eventi tipo pasquale, natalizio, eccetera. E qua ovviamente non ne vedrete manco mezzo perché mi dispiace, la connessione è quella del cellulare e ogni volta se provo a fare l'aggiornamento di Ark ci mette 3 miliardi di anni. Oh, intanto si è addomesticato, ciao Ciccio, un bel livello 129, ottimo. Allora, vedi di seguirmi che andiamo a procurarci... Non volarmi intorno come fai di solito, però ti prego... Vediamo di andarci a procurare un pochino di pelle. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Ma lì cosa vedo? Aspetta, c'è un altro Archaeopteryx, qualcosa, un'altra di quelle robe lì. Fammi prendere un po' di pelle da questo. Ottimo. Quindi a pelle ci siamo, ci manca la legna. Perfetto, legna non dovrebbe essere un problema. Ci sono alberi in questa zona? No. Sì, Ptero, però non mi buttare di sotto, grazie, grazie ho detto. Ah, queste radici che ci sono qua mi sa... Sì, vabbè, il solito infarto, mamma mia. Il solito infarto che viene... Questo non mi ricordo se è decorativo. No, è solo decorativo, non lo posso prendere ad accettate, peccato. Dai, Ginetta, un ultimo sforzo. Dai, Ginetta, un ultimo sforzo. Oh, perfetto, perfetto. Vediamo anche di scaricare un po' di roba perché siamo pieni di roba che non ci serve. E Ptero, mi scendi per favore qui, tipo che dobbiamo andare a prendere acqua ora, subito. Ciao, bello, ciao, aspetta. Perfetto, mettiti qui. Bravissimo. No, aspetta, fammi mettere la sella. Perché non riesco a mettergli la sella? Scusa, che sella ho fatto? Ho fatto la sella per il raptor. Ho fatto la sella per il raptor. Niente, sono una grandissima babbea. Ci serve per l'optero, la chitina e più fibre. No, oh, dannazione. Niente, cerchiamo di buttarci da qualche parte dove vedo... Ah, ma dimmi te la sella per il raptor, ma saremo scemi, scemi. Aspetta, ragni, perfetto, perfetto. I ragni danno chitina, giusto? I ragni danno chitina, ma sono tanti, sono un po' tanti. Sono un po' tanti tanti, dannazione. No, non mi bloccate, maledetti. Maledetti, Ptero, una manina. Ptero, una manina. Senza morirci, per favore. Ok, ok, due fatti fuori. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Ah, ok. Uccisi tutti? Uccisi tutti? Sì, uccisi tutti, ok. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro cadavere? No, te lo sei pigliato tu, Lillo? Serve un sacco di pelle, dannazione, dannazione.
Ah, ci hanno avvelenato i ragnetti. Bene, ok. Buonanotte, Ginetta. Ah, buongiorno, sei risvegliata. Sì, mi sarei potuta fare prima la sella per la bestia, che sono partita senza sapere esattamente quale bestia prendere. Cioè, ero indecisa tra il Tapejara e l'Optero, quindi ho detto, dai, il primo che capita. Ah, là sotto c'è acqua, là sotto c'è acqua. Come ci arrivo? Come ci arrivo? No, da qua non possiamo passare. Oddio, può anche essere che non ci moriamo se mi butto da qua, però vorrei evitare di rischiare. Cioè, non vorrei giocarmela così male, proprio. Ah, niente, risolto. Ah, aia, ci siamo caduti malissimo. Ci siamo caduti tanto male. Acqua. Aia. Ok, calmi. Stiamo calmi. Cosa ci manca per fare la sella all'Optero? Fibre, pelle, ci serve pelle. Allora, per la pelle direi che qua potremmo essere a posto perché c'è un triceratopo. Però c'è anche quello che ci lancia la cacca. E questo potrebbe essere un problema. Quindi direi, vediamo di attirare il triceratopo per di qua. Ah, ma tu riesci a salire qua sopra? Ma io speravo di no. Ok. No, pensavo ci andasse male. Invece no. Ok, un po' di pelle. Oh, guarda, c'è un Ichthyornis. Posso arrischiarmi a sprecare frecce? No, che poi l'Optero mi parte male. Ciao, no, c'è quello che slancia la cacca. No, grazie. La vedo Stego che litigano col Raptor. Beh, a sto punto la sella per il Raptor ce l'abbiamo. Potremmo anche farcela, voglio dire. Cioè, potremmo anche prenderci il Raptor. Lì cosa c'è? Un Oviraptor, ciao. Ah, dannazione, è caduto giù di sotto proprio mentre gli sparavo. No, Ptero, non andare a rompere l'anima a quello, eh. E l'abbiamo fatto fuori, ottimo. Ciao tizio, ciao, non mi lanciare roba, ti prego. Cosa vedo là? Cosa vedo? Lupi, iene, cosa sono? Non siamo abbastanza armati per affrontare lupi. Chi è? Raptor. No, mi ucciderà l'Optero sicuro. No. Ptero, ma tu mi sei anche, mi sa, tutto malandato. Eppure, ah, però l'Optero, hai capito? Cioè, questo era un Raptor livello 93. Cosa? No, Dilo maledetto, dove sei? Dov'è il corpo? Non vedo dov'è il cadavere. Dov'è? Qua. Cosa? No, iena. No, non mi inseguire le iene. Ci. E vabbè, la iena anche dall'alto. Ah, bravo tizio. Come sei, ciccino? No, dai, pensavo ti avessero ridotto male. Aspetta che sento bestie. Chi è? Chi è che fa questi versi? Aia! Com'è brutto non avere il fucile. Com'è brutto non avere il fucile, Cribbio. Vai, Ptero, dammi una mano. Bravo, Ptero, non farti ammazzare, per cortesia. Non farti ammazzare. Ci servi integro. Ah, poverino il mio Ptero, lo sta massacrando. Oh, povero Ptero, ti ha fatto tanto male, vero sto stronzone? C'è il rumore. Oh, ce lo siamo perso. Si è sentito il rumore di quando cade quella roba dal cielo. Ma da qua non, mi sa che non potevamo vedere niente. Finalmente ci facciamo la sella per l'Optero. A sto punto è giusto. Ottimo, meglio. Molto meglio. Allora, pietra direi che la possiamo lasciare. Optero, vieni qua, atterrami qua. Ok, va bene, non atterrare, va bene lo stesso. Sì, finalmente. E non ci muoviamo perché peso fa schifo. Giusto, me l'ero dimenticata. Guarda che cosa bellina che combiniamo, eh. Guarda che cosa bellina che combiniamo. Dove la piazziamo, che mi ricordo? Ciao Cicci, no? Non me lo ricorderò mai comunque. Vabbè, dai, più o meno la metto qua. Ci butto dentro tutto. Ok.
in teoria ora dovremmo essere abbastanza scarichi e dovremmo riuscire a volare. Sì! Finalmente, finalmente, woohoo! E siamo anche velocini. Oh, che bello. Sì, queste sfere. Ecco, altra domandina per voi. Queste sfere. Cioè, io ho visto, sono tipo questo mappamondo. Però io non posso interagire. Cioè, non posso farci niente, giusto? Cioè, io ho provato a cliccare, a fare cose. Ma non mi fa fare nulla. Non posso interagire con sta roba, è corretto? Facciatemi sapere nei commenti per cortesia, grazie. Oh, finalmente ci possiamo esplorare questa meravigliosa mappa dall'alto. Ma come sono tanto, tanto, infinitamente contenta. E finalmente potremo arrivare all'acqua senza doverci buttare da altezze incredibili. E la cosa è bella, è molto bella. Dai, ma guarda che bellina anche sta zona. Porca miseria, mi costruirei una base ovunque. Ovunque, vorrei fare di tutta questa mappa la mia base, sinceramente, perché è bellissima. Allora, stavo chiacchierando giusto con voi poco fa su Telegram per chiedervi suggerimenti su... No, la stamina dell'Optero. Dannazione la stamina dell'Optero. Sono abituata con Crypto su Crystal Isles. Oh, e mi dimentico della stamina dell'Optero. Maledizione. Dicevo, stavamo chiacchierando poco fa su Telegram e vi stavo chiedendo, secondo voi, quale creatura potevamo iniziare a catturare, qualche creatura tipica di questa mappa. Mi avete suggerito il gaccia, che a quanto pare si pronuncia effettivamente così. E sinceramente mi piace come cosa, perché sembra essere una creatura molto molto utile e soprattutto anche abbastanza facile da addomesticare, nel senso che si mangia la qualunque sta bestia, quindi perché no, potremmo partire con lei. Inoltre, se ho capito bene, più il livello del gacha che catturiamo è alto, e in teoria ci dovrebbe poi rilasciare articoli più interessanti, diciamo. Ah no, 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 aspetta, ecco il suono, è il suono della roba che precipita, eccolo lì, ho visto il fumo, ho visto il fumo. Dannazione! No, ho visto la scia per un attimo. Ah, voglio andare a vedere cos'è atterrato, però non ho visto dove. L'ho vista per un attimo da quella parte. Ma dannazione. Ma che sfiga però. Laggiù! Aspetta. Laggiù vedo fumo. Deve essere caduta là quella capsula, quella roba che mi avete detto che cade dal cielo. No, voglio andare a vedere. Dai. Non sparisce subito, vero? Cioè, ci metto un pochino, faccio in tempo ad arrivarci con l'Optero. Ci vogliono quei 2-3 mila anni. Ah, qua ci sono le creature corrotte. È vero, perché mi avete detto che nel santuario, nella zona chiamata il santuario, non ci sono, quindi dove ci sono le costruzioni. Però al di fuori invece c'è pieno. E in effetti, guarda qui. Ah, dobbiamo stare attenti che anche gli Optero ci attaccano. È molto figo però dover stare attenti anche a creature a cui di solito non prestiamo attenzione. Cioè, appunto, tipo l'Optero. Ok, eccola qui. Ciao. Aspetta. C'è gente. Ah, cosa? Ah, ora mi attaccano tutti, tipo. Aspetta, mi avete detto che mi attaccano tutti. Tutti. No. Ha creato una barriera, cos'è successo? Oh mio Dio, non so cosa sta succedendo, ma questa cosa mi piace molto. Oddio, approccio ostile? Quindi mi dovrebbe attaccare gente e io devo difendere la globosfera qui, questa cosa qui. Ma ha creato una barriera. Vedo che non possono entrare le creature. Deactivate shield. No, non voglio disattivarlo. Però forse serve disattivarlo. Cioè mi serve disattivarlo per poi uccidere le bestie che arrivano. Ma io non so se riesco ad ucciderle. Proviamoci. Disattivalo. Ora ci attacca la qualunque. Fa vedere. Sì. No. Mio, no. Ho detto mia zona. Muorici, moriteci tutti. Forse è meglio fare queste cose con animali più potenti. Ok. Questa era un'ondata. Erano solo due creature in realtà che ci hanno attaccato. Aspetta. Arriva altro. Sento camminare. No, maledetto, no, non distruggerla. Vattene, allontanati.
resistente però sto triceratopo. Dannazione. Ok. Ok, adesso tutti la vogliono distruggere questa sfera. Ma poverina, cosa vi ha fatto? Ma cosa vi ha fatto, maledetti? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? È successo qualcosa di bello? Musichette, musichette fighissime, musichette super fighissime. Mi sembrano musichette positive. Sento un altro rumore. Ah, ne è caduta un'altra là. Guarda la scia, ne è caduta un'altra laggiù. Ok, no, 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 arriva gente tanto brutta. No, dai, Ptero, Ptero. E vabbè, non ce la faremo mai. No, 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 via, 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 via. Via, 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 via. Ah, dannazione, ci moriamo tantissimo. Ci moriamo tantissimo, ci fanno tanto, tanto male. No, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego. No, dannazione, ci perdo l'Ptero appena preso. L'Ptero appena preso. Niente. Ci moriamo tanto, tanto male. E vabbè, aiuto, aiuto. Mi vogliono tanto, tanto male tutti. Tanto, tanto male tutti. Sì, vabbè. No, 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 questa cosa non la facciamo mai più. Non la facciamo mai più. Ci stiamo morendo tanto male. Oh, volevo andare a prendere il gacha io, madannazione. E niente. Che cosa triste. Me l'avevate detto che arrivavano 1,5 miliardi di bestie ad attaccarci se difendevamo quelle cose. Però mi aspettavo che arrivassero in maniera un po' graduale. Ok, niente, abbiamo fatto una cacchiata. E vabbè, dai, ci sta. No, non è vero, ci sta, siamo stati dei babbei. Siamo stati dei babbei. Appena preso l'Ptero e perso subito per fare sta cosa. Vabbè. Tutta esperienza. Allora, vediamo di farci un'armatura in chitina, grazie. Io mi ero anche fatta la balestra. Riuscirò a farne un'altra? Sì, buono, molto buono. E ti dirò, me ne faccio due, che non si sa mai. Oh, dannazione. Vabbè, allora, mi sa che adesso noi ci riprepariamo per partire e ci andiamo a prendere un'altra bestia. Però a sto giro non ve la registro la cattura, mi sa. Giusto perché potrebbe essere una cosa molto molto noiosa. E poi non facciamo mai più questa cosa di andare a difendere quelle capsule che cadono dal cielo finché non abbiamo delle bestie di un livello che sia decente.